detto che tutte le volte che l'hanno detto finché di amichevole di lusso, stamattina Podenzano, under 15, categoria under 15. Siamo in un, oggi c'è una bella giornata di sole, campo sintetico, squadre pronte sul campo, questa amichevole. La Feralpi Salò è partita bene in campionato, due partite, due vittorie. Stecca invece il Piacenza, la prima partita in casa, perde sconfitto 1-0 dalla San Marino Academy, quindi Piacenza che parte con una sconfitta, 0 punti. Più obiettivo nel vero senso della parola, adesso è il Piacenza che si porta minaccioso, c'è un gran tiro! Bellissimo, un tiro che va a infilarsi nell'incrocio dei pali dalla parte opposta, da lì anche per dare il ritmo partita, proprio perché è di fronte degli avversari, anche se è trovare un po'. E poi c'è questa deviazione, pallone che si impenna e poi finisce in rete, quindi c'è il pareggio al. Buona stavolta la chiusura del difensore della Feralpi che sbroglia una situazione dentro la sua area, ma permette alla sua squadra di ripartire con questo contropiede, contropiede però già terminato perché il Piacenza si è riportato sulle sue posizioni difensive, tutta la squadra però. E c'è ancora e poi arriva il gol, è un'azione insistita. Ma un finale anche vibrante, un finale che offre ancora spettacolo, diciamo, al pubblico, poco pubblico, ma si sa che è già un privilegio essere qua. E adesso c'è un Mani involontario assolutamente e l'arbitro fischia un calcio di rigore per il peccato, perché su queste interpretazioni dei falli in area di mano c'è molto da discutere, c'è molto da dire, ma le regole sono queste, quindi sarà il Piacenza a tirare un calcio di rigore. Vediamo, è l'ultima, dovrebbe essere una delle ultime occasioni che ha il Piacenza per cercare di raddrizzare questo risultato. Ed è il numero 11.